episodi precedenti di Resident Evil Revelations. Parli chiaro con noi, O'Brien. E non trascuri niente. Funziona tutto quanto alla perfezione. Goditi il resto dei festeggiamenti sulla Queen Dido, Norman. Raymond ha capito che Morgan non era quello che sembrava. E abbiamo predisposto questa trappola. Tutta la storia del ritorno della Veltro. Nascondigli in montagna. Movimenti coordinati delle navi. Tutto per pressare Morgan. Ma non mi sono ancora arreso. Ci hanno lasciato con un asso nella manica. L'ultimo fottutissimo episodio, e credo che siano anche gli ultimi miei episodi, perché se poi finisce un po' difficile andare avanti. Buongiorno a tutti l'ultimo. E... Sì, la Queen Dido giace sul fondo dell'oceano sin da quel giorno. Il che vuol dire che la troveremo? La Terra Grigia. Esattamente. Abbiamo l'obbligo di portare a termine questa missione. Passo e chiudo. Il mio microfono. Il libro? Bastardo. Nessuno si muova. Forza, mettete le mani in alto. Lei da me. Vabbè, mani in alto, ok. La Fabrice. Eccola là. Morgan Leslie. Subentriamo il comando. Perfetto. La PSAA da questo momento risponde solamente alla FBC. Clive R. O'Brien. È in arresto per aver collaborato con l'organizzazione terroristica Veltro. Quanto che sei detto te, bastardo. Chris. Jill. Venite a ca. Venite a ca. Ovviamente dopo i zombie dovremo distruggere ammazzare anche quelli con le pistole, perché siamo più che giusto. I resti di Terra Grigia e la Queen Dido. Queen Dido. Dunque, benvenuti al 32esimo episodio. Ciao anche su Barco qua. Minghie. Ciao mare. Mettersi una mascherina anche per il petto, no, eh? O più, o tirare la rampa, non lo so. Quindi il do D-I-L-D-O. La terza regina. Il Titanic. E che cacchio dobbiamo cercare? Va bene. Allora, sto già facendo, giriamo la ruota per aprire la porta dei segreti. Adesso questo qua non so se lo farò in un'unica puntata, cioè la fine o comunque al massimo, scusate, registro e poi taglierò i pezzi io tranquillamente. O di essenza qua adesso la vedo di ora questi cacchio di movimenti. Saldiamo sotto nella miseria. Hai fatto solletti con la porta è caduta. È tutto tranquillo, come se il tempo si fosse fermato. Oddio, qua i spostamenti laterali. Ricordi qualcosa? Ehi. Che abbiamo trovato sulla spiaggia? Venivano da qui. Buongiorno. Ecco perché Morgan ha isolato l'area. C'è quello là. Ah. Speriamo. Com'è? Porco. Questa è chiusa. Ah no, si può aprire. Ma che cacchio fa? Crosta la ruggine.
qua invece, permesso, dato che mi tocca far tutto a me. Madonna, sti bivi qua. Dove andiamo? Vabbè, vaffanculo. Oddio, lo squalo! Vaffanculo. Ancora un paio di squali, no, eh? Messo in modi illegali, perfetto, via, via. No, non è vero. Tutto arrugginout. Sì, ma la p... avanti. Almeno è morto da umano, insomma. Forse quei cadaveri sulla spiaggia erano della Veltro. Vale, che non me li ricordo. Qualcosa è ancora di... appunto. Sott'acqua non riusciresti a difenderti. Bene. L'è permesso? Madonna, che non ci si può spostare lateralmente. Mamma mia. Do cazzo. Adesso. Ecco là, non ci ho fatto prendere qualcosa là. Cazzo, sono le SpongeBob malefico. E l'è permesso o non lo è permesso? Allora, togliamo questo. Ehi, allora la porta è chiusa, ma va? È una serratura elettrica. Spero che l'alimentazione di emergenza. I fili sono strappati, li si sta. Bravissimo. Ok, io cerco di riattaccare la corrente. Se mi fai aprire qua con questo marco ingegno che davvero non riesco a capire come cazzo faccio ad aprire la porta, però l'è permesso, l'è per pia... quanto non mi piace quando ci sono... cazzo, devo guardare? Ah, fammi guardare, ma va? Com'è? Ho visto qualcosina? Oddio! Ma che? Io, per non sapere né legge né scrive, prima vado dell'A. Ok? Ok, perché c'era uno spazio anche di qua. Infatti, come potete vedere, c'è sta una stanza, e beh, però è sempre comodo, e poi non c'è più una... Ah, ma aspetta! Quindi posso prendere queste. Quindi potete andare ampiamente a fare Indugulu, e adesso vi posso prendere, porca mia, ma che cazzo, era quella spugna malefica? Mannaggia lei, come cazzo faccio a ucciderla? Cioè, capisco che mi danno le... Muoviti te, però! Mi danno... Oddio, le porte. Mi danno i cosi di qua e di là, però... Dai! Mortacci! Ok. Se io esco di qua... No. Puttana la merda. Allora, siamo di nuovo qua, ok. Fa il giro. Cioè, quindi tornerebbe indietro. No. Ho sbagliato. No. Ma cos'è? È morto? Sì. Dimmi di sì. Come cazzo faccio? Fermi tutti. Boni, giù. Vaffanculo. Sto cazzo passo? Ma c'era un buco lì? Porca puttana. Vaffanculo. No, sembra morto.
Noi adesso dobbiamo spiegare. Dogaz, Vaas, io. Fuga, fuga, fuga. Sotto qua. Adesso quello là che c'era. Porca miseria. Eccola. Quello lì che sembra morto adesso si sveglia proprio al 1000%. Si corre. Adesso me lo trovo in faccia. No, fuga. Via, dov'è il buco? Lo vedo. Vedo il buco e mi ci infilo. Porca puttana. Lasciami zappare qua. Dopo non si sa. Ecco. Madosca. Adesso mi tocca tornare in armi. Non male che c'è salvataggio. Vaffanculo, mi tocca fare tutto il giro. Ok, sto tornando. Fugone. Le peggio, ce l'ho dietro. Adesso si sveglierà anche quello morto proprio al 100%. Appena passato via. Mamma mia, the best. Proprio al primo tentativo è. Qui, venghi. Ok, muoviamoci. Apra la porta. Oh, almeno che c'è una sezione, credo, galleggiante. Non c'è più una fava e quindi si va sulle scale. Geria. Eccola là. Apri, figliola. Che mi fa fare tutto a me, che lui è un uomo, Cristo. Lui si chiama Chris, non Cristo. Li è libera. C'è ancora aria. Ma che fortuna, eh? Chi è? Ehi. È morto da poco tempo. Ah, sono quelli là della Fubacce? Giusto? Sì, FBC. La FBC. Ma che cazzo? Una cassettina, tira. Ma non sei capace a prenderla? Hai raccolto il registratore vocale. Sono l'agente Dario Barrio delle forze armate dell'FBC. Sono le 19:48. Se la prossima squadra troverà questa registrazione, la consegna al generale Lansdale. I miei uomini sono tutti morti, uccisi dal diavolo in persona. Non siamo riusciti a recuperare il videolog. La nostra missione è fallita. Quelli della Veltro non hanno aspettato buoni di morire. Quando noi della FBC siamo arrivati, ci stavano aspettando. Ehi là. È stato il desiderio di vendetta a mantenerli in vita. Com'è? Fammi caricare. Perfetto, solo due armi, perfetto. Ehi. No, Lei cosa? Perché sta male? Dove? Qui, no, si spostati in mezzo alle gambe di quello. Minchia, cartuccia fucile ancora? Culo che sono pieno, ma dai, non si può essere pieno di aiuto. Banchetto. Però credo che non siamo stati invitati. Beh, ovviamente. Oh, ma poi si trasformano. Fermi tutti. Eh sì. Com'è? Devo fare così. No, affanculo. Più o meno mi vanno su e riesco a prendere uno spray medico. Vabbè che sono pieno, però è sempre comodo.
Anzi, fino a 5 poi si blocca. Puttana miseria. Urlare li fa la pioggia come cani dell'un de lati fanno l'altro schermo. Volgonsi spesso i miseri profani. La fava. Quelli che offrono la loro vita per la dottrina marceranno per sempre a fianco del generale Jack Norman, quel pezzo di merda. E che cazzo? Perché si è aperto sto... Eccolo. Ah, dove parlava coso? Walter White. Aia. Eccolo. Walter White. La Queen Dido si trova già sul fondo. Perfetto. Del mare. Non c'è via d'uscita. Nessuna possibilità di sopravvivere. A meno che... No. Queste cose, eccolo, perfetto. Se dobbiamo ucciderlo. Si confessi, figliuolo. E convertiamo la nostra carne in ricordo del nostro. Perfetto, perfetto. Dica tre Ave Maria e poi quando torna a casa è tutto a posto. Tutto a posto. Passerà anche la tosse. Ma perché, Morgan? Non ci sarà mai. Diglielo. Noi ci leviamo dai morti. E il nostro spirito è una forza cieca e immutabile. Voilà. Stavi meglio prima, perché? Tutti i nostri scambi sono qui dentro. Noi diventeremo della i galassia, della no. Verità. Per tutto il tempo che sarà necessario. E allo? Jack Norman era il capo della Velcro. E hai il video che ci fa inchiodare Lansdale. Datami la mitraglia! Dove, dove, dove? Vaffanculo! Dov'è un portacoso fucile pompa? Ma porco! Prendiamoci la mitraglia. Là. Carichiamo. Non posso prendere niente. E andiamo avanti da qua. Se magari c'è un salvataggio. Oh, vendetta di Dio, quanto tu dei. Com'è? Esser temuta da ciascun che legge ciò che fu manifesto agli occhi miei. Eh? Oh, ragazzi. Ma pensa tanto. Ha già scassato lo cazzo. Ne fai finì? Perfetto. Rosilip. Madonna, basta! La trista tomba ripiglierà sua silenzio. Carne e sua figura. Udirà chi fotta in eterno. Oggi l'episodio finisce. Famo, eccolo là. Ci mancava che si bloccava. E ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!